Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Harry è diventato noto come il membro ribelle della famiglia reale britannica a causa degli atteggiamenti poco ortodossi e scandalosi e dei numerosi flirt amorosi di cui si è reso protagonista in gioventù, anche se questa immagine è stata ampiamente controbilanciata dalla sua tenace volontà di servire in armi il proprio paese, opportunità concessagli in Afghanistan fra il 2007 e il 2008, fino a quando la fuga della notizia della sua presenza in teatro di guerra ha imposto il suo rientro in patria per ragioni di sicurezza, sua e dei suoi commilitoni. Harry e Meghan non torneranno mai più a Buckingham Palace. A quanto pare i duchi del Sussex non sono per nulla ben accetti, e le trattative di pace con il re Carlo II sarebbero davvero impossibili. È quanto emerge sulle ultime sorti dei due che, secondo i tabloid, sarebbero stati sul punto di ricongiungersi con la Royal Family. A rendere definitivo l'addio della coppia alla corona sarebbe stata Kate Middleton. Ecco perché i duchi del Sussex non torneranno mai più nel Regno Unito e il motivo principale sarebbe proprio il loro rapporto problematico con la principessa Kate Middleton. Secondo Andrew Morton, biografo reale, l'astio nascerebbe dal fatto che Meghan non avrebbe alcuna intenzione di inchinarsi a Kate. L'autore della biografia di Anna, Ertrustri, ha spiegato a Sky News che non vede la possibilità di un ritorno dei due a Londra, che ormai vivono definitivamente in California. Qui avrebbero instaurato rapporti solidi e influenze con le aziende, e non vedrebbero nei loro piani il rientro in Inghilterra.